Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30%. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Se uno la va a analizzare, federazione. Domenica prossima affronterà lo stadio Moccagatta la Pistoiese. Ieri mister Piero Braglia nella fase di allenamento si è intrattenuto a lungo con i giocatori per commentare la gara di domenica scorsa a Pontedera, dove la squadra del presidente Luca Di Masi ha inflitto un poker di gol al tutto cuoio. Sul piano fisico ed atletico i grigi stanno lavorando soprattutto nel cercare di non ripetere i punti neri evidenziati proprio nella gara con i toscani al tutto cuoio e soprattutto in quel quarto d'ora di blackout in cui la squadra di mister Fiasconi è andata in vantaggio al 21esimo del primo tempo con Zanuni. Poi il gran gol di Cazzola, la doppietta di Bocalon e di Piccolo hanno riportato i grigi nell'Olimpo della vittoria. Sulla scia dei successi, domenica prossima arriva la squadra di Alec Bolla, ex grigio ed ora dirigente della Pistoiese, il quale prima ancora di mettere piede al Moccagatta ha dichiarato di aver messo in guardia la sua squadra, soprattutto per quanto riguarda il fattore ambientale, e cioè quello di cui i tifosi alessandrini sono capaci di fare. Quello dei grigi, ha proseguito Bolla, è uno stadio vero, con il pubblico che sa di essere realmente il 12° uomo in campo, e poi questa squadra è stata formata per arrivare in alto. Io e la Juve, storia di un grande amore, edito da Tullio Pironti, e il titolo del libro scritto dal medico manager salernitano Pasquale Gallo. Il volume è stato presentato anche a Torino e racconta la favola vissuta dall'autore Gallo, una storia di vita in cui si intrecciano i suoi amori e le sue passioni, la medicina, la Juventus e la famiglia. Da giovane laureato a presidente di un club, della vecchia signora, poi il lavoro di medico a quello di agente di calciatori, alcuni dei quali transitati proprio in bianconero, da Nocerino fino a Giuliano, da Fresi a Molinaro. Poi osservatore e manager, sempre al fianco dei più grandi personaggi che hanno reso grande la Juventus, Boniperti, Trapattoni, Moggi e Giraudo. L'autore Gallo racconta il suo percorso non dimenticando il clamore di Calciopoli e la partita contro le calunnie sofferte in quel 2006, vinta grazie al totale proscioglimento dopo le accuse iniziali. E anche grazie ad alcune intercettazioni l'autore ricostruisce il percorso del processo di Calciopoli. Io e la Juve, storia di un grande amore, è il racconto di aneddoti di vita vissuta per e con la Juventus. Nella parte finale del volume di Pasquale Gallo, oltre ad una raccolta di foto esclusive, è anche la rubrica Io li ho conosciuti, con le storie di alcuni personaggi legati al mondo bianconero. Nel 1956 la Fiorentina vinse il campionato, io piangevo, in casa nessuno capiva perché io piangessi e io piangevo perché la Juventus non aveva vinto e furono i primi colpi di fulmine che poi mi hanno portato all'innamoramento e a un certo punto della mia vita, pur avendo io 40 anni di medicina, quindi mi interessavo di ben altro, mi sono ritrovato a fare l'osservatore per la Juventus, ho conosciuto le maggiori firme e prestigio di Torino e dei dirigenti che hanno fatto la storia di questa società, mi sono trovato all'interno a vivere con i miei idoli, con le figurine Panini che si materializzavano e per me è stato un sogno. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo.
piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche, senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03. Un avvenimento da non perdere? Domenica 16 ottobre tutti a Fubine per Cioccolatando in Monferrato. Vi aspettano le migliori espressioni dolciarie, le specialità, le prelibatezze, le eccellenze, le tradizioni, le incredibili realizzazioni di tutto il mondo del cioccolato, cibo degli dei. Inoltre potrete ammirare il raduno storico delle mitiche 500, il mercatino dei prodotti enogastronomici dell'artigianato, dell'ingegno, delle curiosità, possibilità di pranzare con i piatti tipici in locali chiusi e riscaldati, animazione per i bimbi, visite guidate alla scoperta di un territorio dichiarato patrimonio dell'UNESCO e ammirare così gli Infernotte, il Giardino Pensile, la chiesa parrocchiale. Domenica 16 ottobre tutti a Fubine c'è Cioccolatando in Monferrato. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Ci sono notizie che rendono felici. Sabato 15 ottobre siete tutti invitati all'inaugurazione del nuovo consorzio agrario del Piemonte Orientale. L'appuntamento è ad Alessandria alle ore 11 in frazione San Michele in via Casale 18 per il taglio del nastro. Accompagnati da un ricco aperitivo scoprirete la nostra nuova bella sede con tante novità per tutto il mondo dell'agricoltura e del giardinaggio, delle attrezzature e del food per animali. Da non perdere le numerose offerte dedicate al giorno dell'inaugurazione. Vi aspettiamo sabato 15 ottobre nella nuova sede del Consorzio Agrario del Piemonte Orientale. Sarete nostri ospiti con distribuzione di farinata tutto il giorno e omaggi ai clienti.